Sono già stati distribuiti oltre 400 buoni spesa. Procede spedita la macchina dei supporti economici di Agro Solidale che in queste ore lavorano stop per rispondere a tutte le richieste. Si sta ragionando anche per provvedere ad una eventuale riapertura dei termini per coloro che non hanno avuto accesso alla graduatoria poiché fuori tempo o a causa di domande incomplete. Fino a questo momento, diciamo, ne abbiamo distribuito sopra i 400, ne dobbiamo distribuire ancora penso un centinaio. Da stamattina sono partite le integrazioni, stanno già arrivando molte integrazioni. Mano a mano che arrivano, insomma, verifichiamo se sta tutto a posto, abbiamo anche per loro, trasmettiamo il buono. Se la domanda arriva WhatsApp, arriverà il buono via WhatsApp. Se la domanda arriva via mail, arriverà via mail. Quelli che non hanno né mail né WhatsApp abbiamo detto che possono rivolgersi alle associazioni dove l'hanno fatto. Se non riescono a rivolgersi nemmeno all'associazione, ci contattano, glielo stampiamo e glielo facciamo recapitare. Stiamo valutando dove arriviamo entro stasera. Entro stasera decidiamo magari una piccola riapertura termini per consentire a quello che non ce l'hanno fatta di poterla fare. Devo dire però che fino a mo' sta funzionando tutto e penso che abbiamo abbattuto di molto anche i rischi di distanziamento, perché possono inviare la domanda attraverso un semplice WhatsApp, ricevono attraverso un semplice WhatsApp il QR code, il codice, vanno a spendere con il QR code e noi praticamente in Quasi in contemporanea. istantaneo. Sappiamo come funziona il flusso di spesa, se sta funzionando, se ci sono problemi, eccetera, eccetera. Quindi le perplessità ce le avevo, insomma, e anche qualche preoccupazione. Fino a mo' sembra che stia funzionando tutto bene, però penso che dovremmo abituarci, cioè stiamo facendo un po' di sperimentazione rispetto a quello che sarà il futuro prossimo, penso. Penso che difficilmente ritorneremo nel breve periodo a fare le cose come le facevamo prima. Quindi sia gli utenti, le persone, sia noi ci dobbiamo abituare alla mascherina, alla distanza. Abbiamo la fortuna di avere il digitale e dobbiamo cercare Utilizzare. di sfruttare il digitale. Allora, Agro Solidale signori. sta aiutando i comuni a fare le istruttorie delle pratiche sostanzialmente, poi San Valentino e San Marzano autonomamente hanno fatto i bandi, noi praticamente li supportiamo con i nostri assistenti sociali. Lo stesso ragionamento vale per Sarno, Pagani abbiamo fatto noi anche i bandi e quindi stiamo procedendo noi anche alla distribuzione, alla sperimentazione di questa nuova misura.